Dopo la denuncia della Filt CGIL di Teramo sulla questione dei continui ritardi nei pagamenti degli stipendi degli autisti assistenti di scuolabus dipendenti della ditta che si è aggiudicata per 3 anni l'appalto per la gestione del trasporto scolastico a Teramo, il Comune è intervenuto per saldare la parte dovuta. Abbiamo risolto la problematica, siamo intervenuti immediatamente, non solo dopo l'appello, ma attraverso un'azione e attività costante per il rispetto appunto delle scadenze di pagamento degli stipendi dipendenti del trasporto scolastico. Sono state erogate, come hanno risposto, le mensilità fino al mese di maggio, ma non solo, noi abbiamo attivato un'azione ovviamente istituzionale perché siano rispettate assolutamente tutte le scadenze previste dal contratto, come è doveroso che sia, per evitare che possa andare qualsiasi dipendente in difficoltà, in affanno. Quindi il Comune ha fatto la sua parte istituzionale e con l'impegno assolutamente di tenere fermo e forte il dialogo tra le parti, appunto per il rispetto delle scadenze. I sindacalisti della Filt CGIL Aurelio Di Eugenio e Maurizio De Iulis hanno lanciato anche un appello all'amministrazione comunale e al prefetto, chiedendo di organizzare un incontro a breve per mettere la parola fine a questa problematica. Noi incontriamo costantemente e quotidianamente i sindacati, quindi anche su questo punto e su questo tema con l'assessore Core c'è assolutamente piena, ampia disponibilità per affrontare tutte le questioni relative ovviamente al pagamento degli stipendi, che mi sembra in questo momento veramente una priorità, che riguarda il trasporto scolastico, ma diciamo riguarda tutti i servizi che vengono erogati dai concessionari, insomma, del Comune.